Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi proviamo a smontare la sonda Lambda, quella responsabile della carburazione, cioè quella superiore, quella che si trova sopra il catalizzatore. Il suo mestiere è capire le parti di aria che ci sono all'interno, quindi come sta la carburazione dell'auto, e quindi manda un segnale alla centralina per aggiustare la carburazione. Se la sonda non è funzionante, oppure funziona male, magari è sporca, eccetera, e potrebbe mandare dei segnali sbagliati, perché noi potremmo avere dei vuoti in accelerazione, delle partenze a strattoni. Quindi proviamo a smontarla. Prima di cominciare, vi ricordo di iscrivervi al canale, di lasciare un commento e di attivare la campanella per essere sempre aggiornati sui prossimi video che usciranno. Prendiamo una chiave inglese da 22 e andiamo a svitare la sonda. Dato che adesso la sonda l'ho ammorbidita, dato che la sonda si muove con tutto il suo cavo insieme, dobbiamo andare a disconnettere il connettore. Il connettore è questo, basta seguire il cavo, è questo qua. Quindi con un cacciavite piatto andiamo a cercare di disconnetterlo. Allora, prima di fare questa operazione l'ho staccato dalla sua sede che c'ha. Praticamente questo perno e qui c'è un buco. L'ho staccato perché sennò non riuscivo a vedere come era fatto il connettore. Adesso chiaramente lo vedo meglio. Ok. E ora siamo riusciti a disconnetterlo, ad aprire anche questa, in maniera che la scolleghiamo completamente. E ora finalmente possiamo anche svitare la mano. Per pulire la sonda Lambda ho deciso di provare la vaschetta ultrasuoni. L'ho riempita con dell'acqua, faccio entrare la sonda solo dalla parte della testa. Ok, dopo il primo lavaggio e una spazzolata veloce, vediamo come sta messa. Sicuramente meglio di prima, anche perché riesco a vedere dentro, prima no. Ok. E proviamo chiaramente a rimontarla e a vedere come va. Ok, dopo una pulita è venuta così e adesso vediamo. Non mi dava problemi, in realtà non mi pareva che desse dei problemi e volevo soltanto vedere com'era e dargli una pulita e adesso la rimontiamo. La riavvitiamo prima. Vediamo anche una stretta. Bene, non esagerate. Poi andiamo a rimettere gli spinotti dove erano all'inizio. Ok, anche questo è un lavoro molto veloce e per dare una controllata generale a tutti i nostri elementi dell'auto molto spesso ci vuole veramente un attimo. Vi lascio agli altri miei video, spero che il video sia stato interessante e utile. Vi ricordo di iscrivervi al canale, di lasciare un commento, un like e soprattutto di attivare la campanella per essere aggiornati sui prossimi video in uscita. Ci vediamo alla prossima, ciao!